Questa storia di cui parlo ora avviene nelle Marche. Siamo a Marotta, in provincia di Pesaro Urbino. Succede che una donna, un'anziana, ha due badanti in casa. Lei ha 78 anni oggi e c'è questa coppia che si occupa di lei. Ebbene, a un certo punto succedono delle cose molto strane. La signora viene isolata dai suoi familiari, non risponde più al telefono, fino a quando non si acclara che dal conto corrente di questa donna sono stati prosciugati 500.000 euro. Luca Forlani in diretta ci racconta questa storia. Qual è l'ipotesi, Luca? Sì, Alberto, io sono poco distante dalla casa dove questa signora è stata segregata e maltrattata. La donna è una donna sola, senza figli, nubile, senza fratelli, molto fragile e molto legata ai genitori. Quando nel 2009 è rimasta da sola, era distrutta, era smarrita e si è legata, si è affidata a un uomo, un amico del padre, una persona che considerava una persona di famiglia, ma che invece si è trasformato nel suo aguzzino. Allora, innanzitutto ha ottenuto una delega per la pensione, sì. Ecco, delega per la pensione, e quindi questo significa che questo signore aveva la possibilità di andare a ritirare la pensione. Ricostruiamo cosa è successo, perché poi ci sono altri elementi che ci fornirà il nostro inviato. Guardate. Una signora di 78 anni è stata segregata, maltrattata e derubata di mezzo milione di euro dalla coppia di badanti che avrebbe dovuto prendersi cura di lei. Siamo a Marotta, vicino a Pesaro, un piccolo paese in cui tutti si conoscono, ed è stata proprio la segnalazione di un conoscente insospettito ad allertare i carabinieri, che hanno iniziato ad indagare. Una donna sola, senza figli né fratelli, che una volta persi i genitori si è affidata alle persone sbagliate. La coppia ha carpito la sua fiducia, allontanandola progressivamente dai parenti più prossimi. Nell'arco di 10 anni i due sono riusciti a disporre indisturbati del patrimonio della 78enne, ottenendo anche la delega per prelevare mensilmente la sua pensione. I badanti si sono trasformati nei suoi aguzzini, aggredendola sia a parole che fisicamente. Veniva sorvegliata costantemente attraverso una videocamera che era stata installata nell'abitazione. Solo con l'intervento dei carabinieri l'anziana signora è riuscita a liberarsi da questa situazione che le ha provocato sofferenza e umiliazioni. Ai due coniugi sono stati contestati reati di maltrattamento aggravato e circonvenzione di incapace, con il divieto di avvicinarsi alla loro vittima. Ecco, Luca Forlani, acclarato tutto questo, ci vuoi dare notizie di questa anziana? Come sta? Come hanno reagito i suoi familiari? Sì, l'uomo, diciamo, ha creato un rapporto di sudditanza, di dipendenza con l'anziana, quindi l'ha allontanata progressivamente dai suoi familiari, dai suoi parenti. Come dicevo, nella ricostruzione è stato un conoscente, tramite una mezza frase detta al telefono, in cui la donna ha manifestato il suo disagio, ad avvertire i carabinieri qui di Marotta. Carabinieri che stanno dando il sostegno alla donna, che infatti ora attualmente è da sola, si stanno aspettando i servizi sociali di nominare qualcuno che si prenda cura di lei, ma attualmente si stanno prendendo cura proprio i carabinieri. La donna prova molta vergogna per quello che è successo e appunto i carabinieri le stanno portando la spesa, le hanno aggiustato la lavatrice, insomma stanno cercando di darle quel calore umano che in tutti questi anni purtroppo le è mancato. Grazie Luca Forlani, se ci sta guardando la signora io le mando un abbraccio e sono convinto che questo sostegno, questo cordone che c'è attorno a lei proseguirà in attesa che le cose si risolvano. Grazie Luca.